Buongiorno a tutti. Allora, in questo terzo, dopo questi due panel riguardanti la circolarità, vi presento il terzo slot della giornata, che riguarderà l'innovazione tecnologica e sostenibilità. Su queste tematiche ci poniamo delle domande, perlomeno tre, che sono: quale nesso esiste tra questi due driver così importanti oggi per lo sviluppo sociale ed economico di un paese? La seconda domanda è: a che livello siamo dello sviluppo di queste tecnologie e come possono essere usate in un'ottica di sviluppo sostenibile? La terza domanda è: quali sono le strategie, le politiche e le azioni che oggi le imprese potrebbero considerare e sviluppare per creare un lavoro condiviso con e per l'economia, le persone e l'ambiente? Queste domande le chiediamo ai nostri ospiti, che rappresentano un'eccellenza nei rispettivi ambiti di studio e di lavoro. Cominciamo con il professor Piero Boccianti, presidente della IPSIA. Il professor Boccianti si occupa di intelligenza artificiale ormai da tantissimi anni e con lui vogliamo capire e eventualmente avere le risposte a queste tre domande che ci siamo. A lei la parola, professore. Allora, grazie di avermi invitato. Non sono domande semplici, o almeno le risposte non sono semplici, ma proverò a fare qualcosa su questo tema. Allora, provo a condividere il mio schermo. Vediamo se mi riesce. Allora, condivido questo anche se non è quello a tutto schermo, ma penso vada bene lo stesso. Spero riusciate a vederlo. Allora, l'Associazione Intelligenza Artificiale Italiana si occupa di intelligenza artificiale, è nata nel 1988 ed è il membro italiano dell'EURAI, che è l'associazione europea. Ha tutta una serie di gruppi di lavoro che si occupano di varie cose, fa un evento tutti gli anni, quest'anno è stato virtuale, per fare parlare fra loro i ricercatori. Però noi facciamo anche eventi per le aziende, quello che si chiama Live Forum, e dal 2014 facciamo eventi per la gente in generale, parlando, cercando di approfondire il tema dell'impatto sociale, economico e ambientale dell'intelligenza artificiale. Nel 2019 c'è stato che si chiamava I protagonisti del XXI secolo, perché hanno parlato dei ragazzi che hanno lavorato con noi per un anno su questi temi. Io credo ci sia un microfono aperto e lo dovete spengere voi, perché loro non se ne accorgono. Allora, quest'anno c'è stato un evento virtuale dove all'interno della nostra conferenza hanno parlato dei ragazzi, hanno guidato il dibattito i ragazzi, sono ragazzi di un liceo fiorentino e di primi anni dell'università, parlando di etica dell'intelligenza artificiale. Allora, cerchiamo di chiarire una cosa. Che cos'è l'intelligenza artificiale? È un tema complesso, perché noi non sappiamo che cos'è l'intelligenza e quindi abbiamo delle difficoltà. Diciamo, sgombriamo il campo subito da una cosa: noi siamo lontani da creare un essere intelligente in senso generale. Oggi abbiamo quelle che io chiamo idiot savant artificial intelligence, cioè macchine che in un campo determinato uguagliano o superano le capacità dell'uomo. E diciamo che sono capaci di fare quattro cose: percepire l'ambiente che hanno d'intorno, quindi ascoltare, vedere, riconoscere dei pattern, imparare, anche se ancora con grosse difficoltà, perché queste macchine consumano una quantità di energia spaventosa per imparare, sanno fare poca astrazione, e questa è una delle ragioni per cui consumano tanta energia, perché non sanno astrarre, ma sanno ragionare. Quindi sono un insieme di tecnologie, non una sola, che sanno fare cose diverse. Citando
Daniel Kahneman e Albert Einstein. Einstein diceva: la mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è il suo servo fedele. E in qualche modo Daniel Kahneman, che è uno psicologo israeliano che ha vinto il premio Nobel nel 2002, parla della stessa cosa, parla di pensiero lento e pensiero veloce. Il pensiero veloce è quello intuitivo, quello che ci fa riconoscere le cose, che ci fa riconoscere il parlato, ci fa riconoscere dei rumori, ma anche vedere le cose intorno a noi. Il pensiero lento è quello dove mettiamo in atto il ragionamento. Ecco, l'intelligenza artificiale è fatta anche lei di questi due pezzi. C'è una vera differenza fra le altre tecnologie della computer science e l'intelligenza artificiale. Noi parliamo di tecnologie dichiarative. Che cosa vuol dire? Che noi siamo abituati a pensare a un computer come a una macchina a cui io fornisco un algoritmo e poi la macchina lo esegue. Ecco, in intelligenza artificiale la cosa succede in modo diverso, perché quello che devo fare è capire il contesto nel quale mi sto muovendo, definire le risorse che ci sono a disposizione, gli obiettivi che voglio conseguire e capire i vincoli. A quel punto la macchina può creare lei l'algoritmo. Questa è la differenza sostanziale. Fa sempre parte della computer science, ma ha questa capacità. E allora dobbiamo stare attenti, molto attenti agli obiettivi che ci poniamo, perché se gli obiettivi che ci poniamo sono sbagliati, con facilità noi otterremo effetti distopici. Tenete conto che il Financial Times, il 30 dicembre 2019, lancia un appello e dice: Time for a reset of capitalism. Reset è quella parola e noi con quella parola noi indichiamo normalmente il fatto che spengiamo e riaccendiamo il computer perché non funziona più. Perché? Perché ci stiamo ponendo alcuni obiettivi sbagliati. Probabilmente i 17 obiettivi dell'ONU cominciano a essere degli obiettivi più corretti e dobbiamo capire i costi di quello che produciamo. E i costi non sono legati a delle risorse scarse, che in realtà scarse non sono, il capitale e il lavoro, ma sono legati all'impatto sul pianeta che noi abbiamo. Noi stiamo lavorando su un progetto, stiamo lavorando su diversi progetti, alcuni anche sul fashion, per esempio, sulla moda, facendo vedere come l'intelligenza artificiale può aiutarci a definire un modello di moda sostenibile. Non riesco a elencarvelo adesso, a spiegarvelo adesso, però noi stiamo lavorando per il Ministero degli Esteri su un progetto intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile. Questo sarà un'analisi che presenteremo a porte chiuse, ma anche a porte aperte al Ministero, e che penso che possa essere una cosa interessante, perché all'interno ci sarà un capitolo che riguarda ci sarà un capitolo che riguarderà proprio la definizione di intelligenza artificiale, un capitolo che fa un'analisi comparata di tutte le strategie di tutti i paesi del mondo sull'intelligenza artificiale, un capitolo espressamente sullo sviluppo sostenibile e come l'intelligenza artificiale può darci una mano, e poi dei casi pratici di aiuto alla negoziazione per il Ministero degli Esteri. Allora, noi siamo convinti che l'intelligenza artificiale oggi può essere un grande strumento. Però dobbiamo stare attenti a definire bene quei quattro elementi che ho detto prima, altrimenti noi con facilità con l'intelligenza artificiale ci facciamo del male. Per esempio, quello che citavo prima, il problema del consumo è spaventoso, ma anche l'impatto sulla democrazia può essere spaventoso, perché qualcuno può usare l'intelligenza artificiale per condizionare le persone. Quello che però dobbiamo capire è che probabilmente tutta la strategia europea di mettere l'uomo al centro non è detto che sia la strategia più corretta. Forse noi dobbiamo imparare da Copernico e capire che non siamo al centro, che il pianeta è in prestito e che ci dobbiamo dar da fare per preservarlo, perché se noi siamo all'interno di un'astronave e ne distruggiamo il sistema di sopravvivenza, tenderei a dire che non è un comportamento intelligente. Allora abbiamo bisogno di una nuova sfida, di un nuovo obiettivo ambizioso, che io chiamo un obiettivo
simile a quello che Kennedy lanciò per dire andiamo sulla Luna, è un obiettivo che riguarda in qualche modo lo spazio. Questa volta lo spazio è rappresentato dal nostro pianeta e noi dobbiamo tirar fuori un modello dove la società, l'economia, l'ecologia convivono in modo da preservare l'ambiente. Sicuramente l'economia circolare che è stata citata prima è un buon tassello in questa direzione. La comunità europea sta lavorando su un progetto che si chiama Destination Earth, che è un progetto di intelligenza artificiale che, raccogliendo tutti i dati dei satelliti, comincia a creare un gemello digitale della Terra. Quindi qualcosa, un modello che ci faccia capire come certe azioni impattano sul pianeta. Scusi, professore, se la interrompo. Potrebbe arrivare alla conclusione perché siamo proprio... Ci sono arrivato. Grazie. Che ho finito. Mi dispiace. No. La mia conclusione è questa. Grazie, professor Boccianti. Allora, il prossimo relatore è Filippo Zatti, di Babel, laboratorio su blockchain and artificial intelligence for business, economics and law. E i suoi interessi, diciamo, si concentrano esclusivamente sul diritto del mercato, in particolare sull'evoluzione di questa relazione dovuta alle applicazioni della tecnologia DLT e blockchain. Quindi passo subito la parola e gli chiedo se gentilmente può restare nei tempi prestabiliti. Grazie. Allora, grazie a voi, senz'altro, sarò molto molto rapido. Innanzitutto un ringraziamento però a Marco Tortora e agli organizzatori di questa ormai consuetudine, diciamo, prefestiva, prenatalizia del World Café, molto interessante. E anche un ringraziamento a tutti i panelist che mi hanno preceduto, perché nei loro contributi si trovano tutta una serie di stimoli e di parole che danno un'idea di come questa tecnologia di cui sono chiamato a parlare, la tecnologia basata su registri distribuiti o tecnologia blockchain, può contribuire a consolidare questa economia circolare che è così difficile da definire, ma così importante per il futuro del pianeta, ma anche dell'uomo. E quali sono le parole che mi sono segnato e che ho trovato sin dal primo intervento di Nicola Tagliaferro in poi, che possono richiamare all'uso di questa tecnologia? Community, economia comportamentale, reward, premio, cittadino, si parlava della centralità del cittadino, e da ultimo anche quello che ha detto il professor Boccianti. Ha fatto dei riferimenti ben precisi sull'uso dell'intelligenza artificiale che fanno pensare appunto a come la blockchain possa, integrandosi con l'intelligenza e con altre tecnologie, essere utilizzata a questi fini. Io non sono un computer scientist, sono un giurista dell'economia, e quindi non mi cimenterò nello spiegare questa tecnologia, non è nemmeno la sede opportuna, né i tempi lo consentono. Però vi voglio condividere il mio schermo e farvi vedere, se possibile. Vedete, questa ci sono due immagini. Sono due immagini sulle quali vorrei che vi concentraste la vostra attenzione. Quello che vorrei cercare di far comprendere è che l'economia circolare può beneficiare dall'uso della tecnologia blockchain. Cercherò di rispondere telegraficamente alle tre domande che sono state poste e direi: può la tecnologia blockchain essere utile all'economia circolare? Sì, lo vediamo dalle immagini. Vedete, abbiamo nella prima immagine una situazione predigitale tradizionale, nella seconda una più recente, diciamo così, anche se qui viene datata 2016, ma insomma in cui si parla di consumo veloce e che fa riferimento a quella triade dell'economia lineare che Nicola Tagliaferro ha presentato alla fine, nell'ultima slide, e poi abbiamo l'economia appunto, qui c'è cioè
al dettaglio, circolarità al dettaglio, dal consumo alla, vedete, alla proprietà. E c'è un cambiamento notevole del concetto di proprietà, lo si capisce anche dalla centralità, ricordando le parole dell'avvocato Quattrocchi, che ha il cittadino. Vedete come cambiano, vorrei, magari riesco a farvelo vedere, se con questa possibilità, vedete il cittadino come diventa circolare, perché si sposta dalla dimensione sì centrale nell'economia, diciamo, 2.0. Comunque, vedete, la differenza è sostanziale, perché si va ad allineare a quelli che sono coloro che, come dire, offrono i beni. E vedete che qui c'è la tipologia che dicevo prima, cioè ci sono tipologie strutturali che richiamano, vedete quest'ultima, la distributed, richiama la tecnologia blockchain, e vedete che questo disegno assomiglia moltissimo a quello dell'economia circolare. Quindi, direi un primo dato, sì, la tecnologia è molto utile, soprattutto perché l'economia circolare può trarre beneficio dalla digitalizzazione dei beni fisici, quindi dall'utilizzo di token che rappresentano i beni fisici, beni che non sono ovviamente in natura digitale. Il secondo punto che ci veniva posto come domanda: a che punto siamo della tecnologia? Ci sono già molti esperimenti in atto, ci sono delle criticità, però è anche vero che, diciamo, la tecnologia di base, quella che serve a tokenizzare, come per esempio la piattaforma, una delle blockchain che viene più utilizzata per la tokenizzazione, che è la Ethereum, ma ce ne sono molte altre, è una tecnologia ormai piuttosto matura da questo punto di vista, soprattutto per quella tipologia di richiesta, no? Quali sono gli aspetti che l'economia circolare richiede alla blockchain, o comunque può, usando la blockchain, fruendo della blockchain, può realizzare? Beh, la trasparenza, d'accordo. E soprattutto il discorso della supply chain, cioè della possibilità di tracciare il prodotto. E qui c'è magari il problema di fondo, cioè che la blockchain non garantisce di per sé la veridicità di ciò che viene immesso all'interno dei blocchi, dunque occorre, è un problema che la tecnologia sta risolvendo, soprattutto nella logistica, occorre trovare degli oracolo, così si chiamano, dei sistemi oracolo che possono garantire la veridicità di ciò che si scrive all'interno della blockchain. L'ultima domanda, e così concludo il mio intervento, stando così spero nei tempi, è: dopo che ci siamo interrogati sul fatto che la tecnologia sia matura, esistono condizioni perché la tecnologia, condizioni dal punto di vista normativo, evidentemente giuridico, perché la normativa sia utilizzata? Non ancora. Diciamo che a livello europeo c'è stata, con la presentazione, la proposta di regolamento per quanto riguarda i crypto asset, che sono dei token particolari, diciamo così, sono sempre dei token, ma non hanno a che fare anche con i token nativi, ma non solo. Non vorrei adesso, credetemi, diciamo, non posso in questa sede spiegarvi. Comunque, abbiamo un regolamento che riguarda i crypto asset, che è in via di presentazione, abbiamo già una bozza su questo, che è al momento oggetto di consultazione con le principali associazioni che si occupano di questo, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda i consumatori. E abbiamo però un problema per quanto riguarda il nostro paese, perché le uniche norme che fanno riferimento alla tecnologia blockchain, che sono state introdotte nel febbraio del 2019, danno una definizione di blockchain, di smart contract, ma poi rimandano all'AGID l'emanazione di linee guida per la possibile applicazione. Le linee guida non sono state ancora emanate, nonostante il periodo di tempo sia già stato superato, quello dei 60 giorni dall'emanazione della norma, ma vedete, ci sono delle ragioni ben precise, cioè che quelle norme avrebbero in realtà bisogno di precisazione ulteriore, perché si discostano da quelli che ormai sono gli standard che vengono utilizzati a livello di tecnologia a livello internazionale. Dunque, purtroppo per la terza domanda, la risposta è no. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon proseguimento dei lavori. Grazie, professor Zatti. Introduco la terza
la relatrice, la terza relatrice dello slot, che è Maria Vittoria Trussoni di NTT Data. Il suo campo di studi è principalmente concentrato sulla matematica applicata e quindi, anche se ha seguito un'educazione umanistica, ci può parlare sia in tutti gli ambiti di quello che può essere la matematica e l'umanistica applicata in un nuovo sistema, diciamo, di sostenibilità e di innovazione. A lei la parola. Buongiorno, grazie mille. E vado dritta al sodo, così anch'io cerco di stare nei tempi. E appunto grazie per l'introduzione. Io sono Maria Vittoria Trussoni, infatti sono ingegnere matematico e lavoro in NTT Data, dove ricopro il ruolo di technology strategist, cioè fondamentalmente colui che ha l'obiettivo di risolvere problemi di business con la tecnologia. Quindi, diciamo, mi accodo al filone tecnologico, ma da un punto di vista, diciamo, di chi effettivamente ci mette dentro le mani. E, diciamo, ormai da quasi 2 anni abbiamo creato questa struttura, di cui poi vi parlerò un pochino più in dettaglio, il cui obiettivo è proprio quello di mettere a fattor comune il potenziale umano e tecnologico di NTT Data al servizio del raggiungimento dei goal dell'ONU. Quindi parleremo proprio, cercherò di rispondere anch'io alle 3 domande nel poco tempo insieme, cercando da un lato di diciamo trasmettere quello che è il ruolo cruciale dell'innovazione tecnologica nel raggiungimento di questi obiettivi e quale è poi l'impatto che effettivamente ha sulla società. E, vabbè, diciamo, abbiamo parlato tantissimo ormai in questa, diciamo, negli incontri precedenti, per cui non mi dilungherò diciamo, su che cos'è la Global Agenda, però diciamo, un punto che volevo sottolineare è che sono già passati 5 anni dall'approvazione della Global Agenda delle Nazioni Unite e iniziamo effettivamente a vedere insomma, no, la sostenibilità un po' sulla bocca di tutti, perché effettivamente permea in ogni ambito, diciamo, della nostra vita, infatti si parla di protezione ambientale, sviluppo sociale e sviluppo economico. E possiamo vedere effettivamente come questo tocchi un po' tutti gli aspetti, diciamo, dell'uomo come individuo, sia delle imprese e delle società nei vari goal. E secondo me un punto però importante è cos'è cambiato in questi 5 anni, no? Per capire poi qual è il ruolo della tecnologia. Beh, iniziano ad esserci effettivamente i primi segnali forti da parte, diciamo, di noi come consumatori. Infatti il 73% dei consumatori indica di aver cambiato, di essere disposto a cambiare le proprie abitudini d'acquisto basandosi su criteri di sostenibilità. Le istituzioni stanno iniziando a settare degli incentivi, delle tasse, quindi per le compagnie, per incentivare la produzione, diciamo, comportamenti green. E l'85% dei millennial individua la sostenibilità come un driver fondamentale per la scelta del proprio lavoro. Quindi, diciamo, iniziano a cambiare anche un po', diciamo, i driver alla base, e la tecnologia ha sicuramente un ruolo cruciale. Cruciale perché? Beh, da un lato perché incrementa la produttività, quindi qua stiamo parlando di tecnologia in generale, poi cercherò di fare qualche esempio. Garantisce una migliore misurazione, ovviamente sotto tantissimi punti di vista, e ovviamente, diciamo, abilita una maggiore efficienza, una minimizzazione dei rischi. Tutto questo con un po' il leitmotiv del fatto che la tecnologia connette, quindi abilita le connessioni non solo tra, diciamo, human to human, tra le persone, ma human to machine e machine to machine. Quindi crea un ecosistema in cui effettivamente tutto è connesso. E, diciamo che ci tengo anche a dire che questo boost pazzesco, no? La crescita non è avvenuta solo perché, no? Per benevolenza, ma perché effettivamente c'è del business dietro, si è generato un business molto redditizio, in particolare andando a guardare il settore del climate tech, che ovviamente è il settore, diciamo, di cui mi occupo, possiamo vedere che il mercato globale della sostenibilità, solo per quanto riguarda il venture capital, dal 2013 al 2019 ha mosso 60 billions con una crescita annua dell'84%, quindi sicuramente c'è anche un forte driver di business. E alzando però un po' lo sguardo, mi ha colpito particolarmente, no? E ora, cioè, mi hanno colpito queste due risposte di questi due executive, perché, diciamo, danno per assodato il fatto che la sostenibilità sia importante. Si chiedono
so what, no? E domani cosa succede? E mi hanno colpito perché la prima dice che è una ricerca dell'INSEAD e dice che la sostenibilità è un framework che guida la strategy execution per creare valore di lungo periodo. E la seconda invece dice che cioè, ci dà come informazione che non è più solo un tema ambientale, ma si è sviluppata una vera e propria visione olistica molto più ampia, che, per cui diciamo, la domanda che ci dobbiamo porre oggi è: ma i nostri prodotti e i nostri modelli di business sono a prova di futuro? Ed è questa la relazione, diciamo, per rispondere alla domanda, tra la sostenibilità e l'innovazione, perché dobbiamo creare effettivamente dei prodotti, dei modelli di business che siano a prova di futuro, e l'innovazione tecnologica è quella che ci consentirà di andare in questa direzione. E, quindi, qual è il ruolo dell'innovazione? È proprio quello di far sì che i prodotti e i modelli di business siano pronti per il futuro, lo dice anche il Secretary General delle Nazioni Unite, per cui appunto indica in quanti modi la tecnologia può portare, no, all'avanzamento di questi goal. Ed è anche il motivo per cui io sono qua, no? Perché una società che fa tecnologia dovrebbe parlare di sostenibilità? Perché in realtà NTT a livello mondiale ha definito una strategia che poi si è calata nelle varie countries che appunto diciamo io rappresento per l'Italia, e in particolare in Italia abbiamo creato una struttura di 80 persone che si occupa proprio di interconnettere le nostre aree di sviluppo tecnologico con i goal dell'ONU. E che cosa serve? Quindi per rispondere anche alla domanda a che punto siamo e che cosa serve? Serve sicuramente un approccio olistico che parta dalla definizione di una strategia di sostenibilità che quindi vada ad allineare gli obiettivi strategici, quindi i piani industriali delle aziende con i piani di sostenibilità, quindi vengano definiti degli obiettivi, e far sì che sulla base di questi obiettivi che sono stati definiti, diciamo, si gestiscano dei modelli organizzativi, modelli di governance e poi soluzioni tecnologiche. Perché la visione olistica? Proprio perché noi siamo, diciamo, un'intersezione di, diciamo, il nostro ambito lavorativo, quindi abbiamo una responsabilità come dipendenti, come datori di lavoro, abbiamo una responsabilità come cittadini e abbiamo una responsabilità come consumatori. Per questo, no, diciamo che è una questione di ecosistema. Ed effettivamente la tecnologia permea tutti questi ambiti e quindi un input che vorrei dare a livello pratico è: qual è un modello che effettivamente funziona? Sicuramente un modello di open innovation, quindi questo stesso approccio olistico va applicato con la collaborazione tra diversi partner, quindi clienti, startup, università, e gli eventi come questo sicuramente sono un buon esempio di questa innovazione aperta. E quali sono degli altri fattori importanti? Poi prometto, concludo. Sicuramente la conoscenza, la cultura e la consapevolezza. In che senso? Ad esempio nell'ottica di misurare l'impatto di quello che facciamo. E diciamo, volevo portare diciamo, un esempio di come effettivamente si stanno introducendo dei KPI di misurazione delle proprie iniziative, non solo da un punto di vista operativo e finanziario, ma anche sociale. Per cui, per esempio, faccio un esempio che secondo me è calzante, no? La definizione del social return of investment, che come possiamo vedere dalla formula è esattamente identico al financial return of investment, quindi a livello di diciamo, matematica non cambia nulla, ma cambia la definizione del valore. Per cui cambia il modo in cui noi diciamo, andiamo a quantificare i benefici, che diventano dei benefici sociali, e cambia il modo in cui quantifichiamo i costi. Tutto questo per dire che cosa? Che la tecnologia ha un ruolo di enabler, quindi è un abilitatore di questi scenari. E in che modo effettivamente va ad abilitare questi scenari? Rispetto a quello che dicevo prima, boosta la produzione, abilita la misurazione, minimizza i rischi e connette. E quali sono le tecnologie che possono fare questo? Veramente tantissime. Questi sono solo alcuni dei progetti che stiamo portando avanti in NTT Data, che si passi dall'RPA, quindi la Robotic Process Automation per l'automazione dei task, quindi la riduzione dei rischi negli impiegati, a ad esempio un sistema di tracciabilità blockchain per avere delle filiere più trasparenti e tracciate, quindi diciamo dai conflict minerals fino alla tavola. Abbiamo realizzato un sistema IoT per lo smart monitoring delle acque e un'applicazione ad esempio che fa employee engagement e in cui il dipendente inserisce i propri comportamenti e gli viene indicata la sua carbon footprint, insomma tutta una serie di KPI.
Quindi le tecnologie che si possono utilizzare al servizio della sostenibilità sono davvero tantissime, si pensi ai nuovi modelli di business, la telemedicina, e quindi si ritorna all'importanza di un approccio olistico. Faccio una considerazione finale, poi ho terminato. È emerso da diverse ricerche che i paesi, per esempio, in difficoltà economiche sono quelli più sensibili alla sostenibilità. Questo perché? Perché i problemi sociali effettivamente gridano al cambiamento. E quindi vorrei lasciare come ultimo messaggio il fatto che l'incertezza di oggi è sicuramente un'opportunità per andare verso uno sviluppo sostenibile anche da un punto di vista dell'innovazione. E ce lo dicono i mercati, infatti il mercato ESG è in forte crescita. Stiamo avendo delle nuove abitudini digitali forzate dalla situazione di necessità, dal telelavoro al benessere che ormai si svolge in casa, per cui la digitalizzazione e la tecnologia stanno veramente creando dei nuovi scenari di sviluppo. Per cui concludo dicendo che sicuramente questo è un buon momento per essere a prova di futuro. Grazie mille. Scusate, non avevo attivato l'audio. Grazie per l'intervento. Allora, il quarto relatore di questo panel è Francesco Guidara, che è direttore di marketing e business, sviluppo di business presso Boston Consulting Group. Si occupa di valutare i mercati di Italia, Grecia, Turchia e Israele. Quindi chiediamo a lui anche una visione di questa sostenibilità e innovazione e quello che saranno le opportunità dopo la pandemia. Grazie. Grazie a voi. Allora, buongiorno, cercherò di stare nei tempi, quindi nei nostri 7 minuti. Volevo brevemente introdurvi, anche se non avremo ovviamente il tempo di sviluppare tutta questa riflessione, alcune nostre idee per quanto riguarda la sostenibilità e l'innovazione. Ovviamente stiamo riflettendo, come tutti voi, come tutti i nostri ospiti che ascoltano questa chiacchierata di questa mattina, che cosa sarà il ritorno alla normalità dopo l'epidemia. Allora, la cosa che possiamo dire è che ogni crisi ha determinato dei cambiamenti temporanei e dei cambiamenti strutturali, alcuni dei quali sono stati estremamente importanti. Modi esempio, nella Seconda Guerra Mondiale, per esempio, una delle cose che rimase sulla scena e ovviamente si impose sia su quella sociale che economica fu un ruolo diverso, per esempio, della componente femminile. Così come quello che è avvenuto con la crisi dell'11 settembre fu una nuova regolazione nel mondo degli aerei e in generale un diverso approccio e diversi comportamenti dei consumatori. Ma anche nel 2002 e nel 2007 le ultime crisi, quella della SARS, ricorderete l'epidemia in Oriente, poi la crisi del subprime che portò anche al fallimento della Lehman Brothers, ha lasciato sul terreno due aspetti interessanti. Da un lato la crescita dell'e-commerce con la SARS nel 2002, si dice per esempio, anzi si può affermare, che alcuni dei grandi colossi nati in Asia come Alibaba in realtà siano nati sulle ceneri di una diversa sensibilità maturata dopo quella crisi. E anche la corporate social responsibility di cui parliamo oggi prende le mosse e si robustisce dopo il 2007. La domanda dunque è: quali saranno gli shift permanenti della crisi Covid-19? Quelli temporanei sono sotto gli occhi di tutti. Noi oggi siamo riuniti in questa chiacchierata su Zoom e questo è sicuramente una delle determinazioni che la pandemia sta provocando. Resterà, non resterà? Ci sono un po' di riflessioni su questo, ma quello che a noi interessa capire è quello che sarà la struttura futura dopo la pandemia. Su questo abbiamo fatto
delle riflessioni. Intanto vorrei condividere con voi e soprattutto con gli studenti che ci stanno ascoltando questo concetto. Non è affatto vero che la crisi non solleciti l'innovazione, anzi, noi abbiamo osservato come tutte le grandi crisi abbiano da un lato spinto alcune aziende a cambiare, altre aziende addirittura a modificare la propria percezione, e molte delle grandi innovazioni, no? Mondo Apple nel 2007 ha visto un salto non indifferente a livello innovativo, ad esempio, per citare qualcosa che tutti hanno sott'occhio e fra le mani, ma anche molte tecnologie si sono in qualche modo riviste e ripensate nei momenti peggiori, come per esempio gli anni 70 con la crisi petrolifera. Guardate quante aziende sono nate e quante aziende si sono reimmaginate nel corso degli ultimi 80 anni. Prendete per esempio Airbnb. Che cosa ci dice quello che è successo nelle ultime settimane? Questo è un dato fresco che dimostra come, rispetto ai tradizionali competitor alberghieri, Airbnb abbia all'inizio sofferto in modo analogo, ma poi abbia in qualche modo incontrato, evidentemente per un modello di business diverso, un comportamento dei consumatori e dei nuovi needs, come il remote working oppure anche una certa fuga rispetto al lockdown, che sono apparsi interessanti. Quello che, questo è un titolo di esempio, Airbnb sta vivendo, lo stanno vivendo moltissime altre aziende. Leggevo per esempio questa mattina su Fast Company, questa rivista molto importante americana di marketing, pensate che Coursera, che come probabilmente saprete, promuove corsi online, ha visto soltanto nel mese di marzo e aprile una crescita del 400%. L'apprendimento, per esempio, è uno dei grandi driver su cui si discute. Noi, per esempio, come Boston Consulting, abbiamo stimato che il momento della crisi è un momento molto interessante per costruire campioni del futuro. Il 14% delle aziende che entra in uno stato di crisi, ovviamente in un contesto di crisi, ne esce più forte e ne esce addirittura con un EBITDA talmente rafforzato che poi consente loro di scalare posizioni importanti, soprattutto nella situazione di normalità. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo affidato ad un volume appena pubblicato negli Stati Uniti, e sarà a marzo disponibile anche in Italia, una serie di strategie che in qualche modo consentono alle aziende di pensarsi da buone a eccellenti, andare beyond great, oltre l'eccellenza. Vorrei chiudere la mia chiacchierata, purtroppo non avremo molto tempo, però ricordando alcune di queste strategie che abbiamo identificato, analizzando circa un migliaio di società negli Stati Uniti ed in Europa. Intanto, come dicevano anche, devo dire molto bene, gli speaker che mi hanno preceduto, l'impatto sociale deve essere qualcosa che le aziende devono vivere non come qualcosa di occasionale, come forse la prima versione della CSR ha suggerito a tutti noi, ma come un impatto di lungo termine che vada realmente a entrare nel core business delle aziende. In altre parole, deve essere nell'agenda dell'amministratore delegato piuttosto che un'attività succedanea rispetto a quello che è il core business. Dopodiché si affaccia anche nel post pandemia una crescita più selettiva, non necessario essere su tutti i mercati, ma selezionarli con grande attenzione, quello che stiamo vedendo da parte di molte aziende. Avere un approccio agile, lavorare sulle persone formandole digitalmente, avere un'idea anche dei fornitori e delle fabbriche molto diversa rispetto al presente. Ed ancora andare ad abbracciare quello che noi definiamo una always on transformation, cioè pensare che l'innovazione, la capacità di modificare i processi interni alle aziende, non sono qualcosa che si approccia di tanto in tanto, ma che quotidianamente viene posta sul tavolo e all'ordine del giorno. È un po' quello che ha detto, secondo me, molto efficacemente Jeff Bezos, quando, parlando alle proprie persone di Amazon, ha detto: noi dobbiamo vivere costantemente il day one di Amazon, cioè ogni giorno è come se fosse il kick-off, la partenza della nostra trasformazione. Avrei altre cose da dire, ma l'impegno con l'amico Marco Tortora e il rispetto dei tempi mi fa fermare qua. Ovviamente sono più che felice di rispondere poi a domande anche via mail che dovessero arrivare dai partecipanti. Grazie. Grazie a lei. Mi dispiace del tempo, che è molto ridotto, però sono stati degli interventi
molto interessanti e sicuramente avremo modo di svilupparli in successivi incontri andremo a fare nei prossimi mesi, pandemia permettendo. Quindi ringrazio tutti e